Memoria Conrero, siamo al nono anno. Quest'anno la novità più grande è forse l'aver condensato in un giorno solo tutta la gara. Sì, è una delle novità, forse la principale, questo esperimento che abbiamo provato a fare, di concentrare per facilitare, diciamo, i piloti che, sempre più presi anche dagli impegni di lavoro, preferiscono queste gare concentrate in cui possono magari dopo il sabato tornare a dedicare anche un po' di tempo alla famiglia. Questa è una delle novità. Le altre novità è un ritorno importante su Ivrea, abbiamo coinvolto anche il comune di Burolo, abbiamo come nuovo partner la Mercedes Auto Centauro di Burolo, dove si svolgeranno le verifiche il venerdì e loro ci ospiteranno anche nella giornata di sabato, dove avranno luogo sia la partenza che l'arrivo finale la sera, due riordini durante il giorno. E prima dell'arrivo, la sera alle 19.30, si terrà l'elezione la seconda edizione dell'elezione della Miss Conrero, che vedrà, ecco, alcune ragazze impegnate a sfilare come manifestazione di contorno alla gara. Durante tutta la giornata ci saranno degli intrattenimenti, quindi la possibilità di vedere le vetture da vicino e di passare, diciamo, un piacevole momento per chi vuole passare, oppure di andare a vedere il percorso con i concorrenti impegnati sulle prove speciali durante tutta la giornata. Ivrea sarà il cuore, dove avremo la direzione gara, il parco partenze della manifestazione. E cos'altro dire? Godiamo, diciamo, ancora anche per quest'anno dell'appoggio di tutte le istituzioni a livello regionale, quindi dalla Regione, al Consiglio regionale e alla provincia di Torino. Partiamo, prima di vedere le prove speciali, proprio da questo. Siamo al nono anno, avete due trofei importanti, per il decimo ci sta l'italiano. Noi, diciamo, lo stiamo chiedendo a gran voce, ci auguriamo di riuscire, ecco, stiamo facendo degli sforzi importanti, quindi ci auguriamo di riuscire ad entrare in occasione del decimo anno a riuscire ad avere il campionato. Sarebbe un importante traguardo per noi. Festeggiare il decennale con l'italiano sarebbe una gran cosa. E poi le tre prove speciali. Due sono le vostre storiche, la Prascorsano Canischio invece avete fatto qualche modifica. Sì, ecco, in quella zona ci sono una moltitudine di strade e stradine, quindi ci divertiamo tutti gli anni a cambiare un po'. Qualche pilota magari ci odia perché tutti gli anni deve tornare a risegnare tutte le note del percorso. Sì, la prima prova è la classica Lessolo Alice Pecco, quindi è una prova impegnativa che piace molto, abbastanza veloce, con la maggior parte del tratto cronometrato in salita. La seconda prova è appunto la Canischio Prascorsano, che vede coinvolti anche i comuni di Pratiglione e di Rivara all'interno del suo percorso, molto impegnativa, salita, discesa per un totale di 14 km. La terza e ultima prova è la Allievi Alfre San Martino, anche questa ormai da alcuni anni la facciamo, è una prova che piace molto, con alcuni punti anche spettacolari come sulla Lessolo per il pubblico e facilmente raggiungibili. Dopo questo primo giro il riordino, e i concorrenti durante la giornata ripeteranno per tre volte questo giro per un totale di 9 prove speciali. Diciamo che la condensare in una giornata sola darà la possibilità a chi è al parco partenza, al parco arrivi e al parco riordino di godere di uno spettacolo di macchine belle. Per chi è sul percorso però vedrà un rally come non si vede più tanto, cioè dove il pilota conta a volte forse anche più della macchina, anche se oggi i piloti di rally dicono che contano ancora molto, ma su quelle vetture lì il piede bisogna averlo davvero fatato. Sì, ecco, diciamo, le vetture storiche sono impegnative, ecco, dalle più alle meno potenti hanno delle caratteristiche differenti, quindi rispettano la storicità. Tante vetture non hanno l'idroguida, non hanno tutta una serie di cose che le vetture moderne hanno, e quindi richiedono una guida con più forza, ecco, quindi, ecco, soprattutto sulla prova di 14 km, che poi è molto tortuosa e impegnativa, ecco, avranno loro da fare. Li vedremo all'arrivo belli sudati i piloti. Sarà spettacolo per chi è sul percorso, perché queste auto danno spettacolo. Sì, io sento sempre ancora in occasione di
diciamo, da appassionato, anche oltre che organizzatore, vado a vedere qualche gara e spesso vedo anche dei giovani che sono entusiasti di queste vetture, senza nulla togliere alle vetture moderne che hanno la prestazione massima, diciamo, come loro peculiarità, ma queste hanno la storicità e il fascino delle vetture storiche con dei rumori particolari che magari adesso non si sentono più, e poi abbiamo tante trazioni posteriori che, diciamo, fanno con le loro derapate uno spettacolo. Anche se poi anche con l'avvento qua degli ultimi pneumatici con delle tecnologie un po' più avanzate, anche qua cominciano, diciamo, le vetture a essere più incollate alla strada, però comunque rimane lo spettacolo.